siamo qui adesso con Giorgio Airaudo e Michele Curto, che abbiamo appena sentito. Appunto, volevo dirvi, ecco, che tutto il dibattito è andato in diretta streaming, quindi i nostri ascoltatori hanno avuto già modo, ecco, di ascoltare. Non solo la pazienza, cioè, siamo noi, adesso ascolteranno. Non solo la pazienza, sappiamo che, ecco, devono anche andare via, ecco, perché si è fatto abbastanza tardi. Allora, si è discusso di questioni molto importanti questa sera, quindi non solo del discorso TAV, ma di quello che riguarda un po' la situazione politica attuale, non solo torinese, ma italiana e anche mondiale. Ecco, da dove partire? Mi piacerebbe partire dalla fine, quello che posso darti del tu, Giorgio. Hai detto alla fine conservare l'intelligenza, no, che abbiamo qui a Torino, no? Prima si è anche detto, come dire, Torino potrebbe diventare un polo che attiri menti, no? Ecco, a me piacerebbe però sapere cosa pensate voi sul fatto che Torino possa tenersi le menti che ha rispetto al lavoro, no? Quindi che potrebbe esserci qua. Torino è su un piano inclinato di declino, solo che nessuno dice a questa città che sta declinando. Per curare una malattia bisogna conoscerla, bisogna guardarla in faccia e poi bisogna far ricorso alle energie migliori del proprio corpo e della propria intelligenza. E noi siamo un corpo sociale nella nostra area metropolitana, noi avremo bisogno di riconoscere la malattia, di affrontarla, avremo bisogno che tutti quelli che possono essere protagonisti scendano in campo. Ho la sensazione che questo sia possibile solo con un cambio di classe dirigente, però non so se i tempi sono sufficienti. Forse qualche occasione l'abbiamo persa, però forse Michele può dirci in quanto tempo riusciamo a cambiare, ad avere una classe dirigente adeguata. Credo che la nostra sia una generazione strana, perché è una generazione che viene espulsa dal suo protagonismo, dalla sua centralità. Mi ha fatto molta impressione un paio di mesi fa, subito prima dell'estate, partecipare a un dibattito fra storici e mi impressionava sentirli raccontare con un certo, anche diciamo, una certa enfasi, un certo affetto della loro gioventù, e sentivo tutti loro, arrivavano da esperienze politiche, tra l'altro in punti diversi, mi faceva impressione sentire come loro nella loro gioventù erano centrali al dibattito pubblico. Cioè, c'era una persona degli anni 60 che appunto parlava del 68, diceva: ah, io a 20 anni nell'università facevo questo. C'era una persona degli anni 70 che ha anche vissuto le lacerazioni del nostro paese appunto in quegli anni, che era stato dalla parte, insomma, che poi si era dimostrata sbagliata della storia, o che almeno si può raccontare, però una centralità totale, complessiva. Ecco, la nostra generazione questa centralità è negata. La nostra è una generazione per sempre, o forse una generazione, si dice la generazione dei giovani per sempre. Io ho paura che la nostra sia la generazione dei giovani mai, perché non ci viene data la possibilità di essere l'elemento di leva, l'elemento che cambia il paese. Fino a pochi mesi fa io lavoravo per Libera e mi occupavo di contrasto alle mafie in Europa, quindi avevo la fortuna e l'onore anche di rappresentare una delle parti più belle del nostro paese, in un momento in cui il nostro paese fa fatica a essere bello, soprattutto guardato da fuori. E andando in giro mi capitava spessissimo appunto di parlare di mafie in altri paesi, e alla fine, tutte le volte che io finivo un intervento, alla fine di un convegno, poteva essere in italiano, in inglese, spesso in inglese, arrivavano sempre 5, 8, 10, 12 ragazzi italiani, sempre alto istruiti, progressisti, non in senso solo politico, ma progressisti nella mente, aperti, e mi dicevano: guarda, io ho lasciato il paese perché non trovavo opportunità, o io ho lasciato il paese, ed questa è la cosa peggiore, io ho lasciato il paese perché non mi ci identificavo più col nostro paese. E credo che sia
la cosa più brutta, la cosa più pesante, ed è una delle cose da cui ripartire, cioè la centralità di una generazione che ha diritto di fare da leva. E credo, guardate, si parlava di Torino prima, Torino è una città che ha una disoccupazione giovanile altissima, ma soprattutto che ha un fenomeno di espulsione sistematica dei giovani dai luoghi decisionali. Non vuole essere il paradigma del giovanilismo, è invece il paradigma del cambiamento. Questo credo che sia fondamentale. La mia presenza in consiglio comunale può valer tutto, o più probabilmente, ho paura, lo temo, potrebbe valer poco, se non c'è la capacità appunto di collegarsi con i tanti, tantissimi giovani che provano a fare la differenza nei loro contesti. Ce ne sono veramente tantissimi in questa città, da loro bisognerebbe ripartire. Certo che finché la politica di questa città continuerà a pensare appunto a negare se stessa, cioè a negare la situazione di una città che rischia la crisi non solo economica, non solo diciamo politica, ma soprattutto la crisi sociale e culturale, ecco, io credo che questo sarà impossibile e difficile. Io volevo fare una domanda da auto, insomma siamo a Torino, è responsabile che ho un'auto, è obbligatoria una domanda sulla FIA. E volevo chiedere, insomma, abbiamo capito che la pausa, togliere una pausa di 10 minuti non risolve i problemi della Fiat, e credo che pochi lo possano pensare. C'è qualche possibilità che la Fiat investa su nuovi modelli, nuove tecnologie, o ormai pensa solo a come abbassare i costi e a come cercare di andare via da Torino senza perdere i vantaggi che ha negli investimenti in Italia, non so. Io credo che la Fiat qualche investimento lo farà, il problema è che lo farà quando vorrà lei, quando gli converrà, su prodotti che sceglierà lei e dopo che i prodotti migliori saranno posizionati su altri mercati. A noi servirebbe una politica, un governo, delle classi dirigenti che facessero un patto con la Fiat, in nome e per conto dei cittadini, a partire da quelli che lavorano e che dentro una crisi come questa sono risultati ricattabili, palesemente ricattabili, perché uno gli dice o fai la Fiat dice o fate decidere me o non c'è più lavoro. È su questo ricatto che la politica deve intervenire. Invece la politica è stata la vera assente di questa vicenda.